Buona giornata cari telespettatori e benvenuti come potete vedere non siamo nel nostro solito caffè eh, siamo in un eh, caffè di eccezione siamo presso la sede di Camera di Commercio Palazzo Birago con il segretario generale Guido Bolatto Guido buona giornata buona e benvenuti Buona giornata a tutti Un eh, gradito ritorno al tuo poi avremo magari occasione con te con il presidente di incontrarci per il Salone del Libro lanciamo già questo, questo appuntamento Ricco futuro Ricco Palinsesto al Salone del Libro Ricchissimo, ma anche ricco il palinsesto che ci aspetta in questo fine settimana. Dal eh, 24 al 26, quindi un venerdì, sabato e domenica, dove eh, possiamo dire che consigliamo ai torinesi di non passare tutti i tre giorni in montagna o fuori, ma di fermarsi per le strade della città perché il centro si riempirà di dolcezza con dolci portici. Eh, raccontaci un po' come nasce questa iniziativa. Quali, quali sono le mosse che l'hanno spinta chi saranno i protagonisti l'idea dell'iniziativa nasce assieme alle associazioni di categoria del territorio soprattutto Ascon, Confesercenti CNA e Confartigianato per eh, fare un po' da, da vetrina a tutta la pasticceria torinese quindi non solo cioccolato che è il classico atù della nostra pasticceria che viene presentato un po' in tutte le occasioni, in, dicevo, non solo cioccolato, ma anche tutto il resto. Tutto il resto in previsione dell'arrivo di Pasqua, no? quindi in, in previsione delle, delle festività pasquali, vogliamo lanciare e, e far conoscere ancora di più i nostri eh, maestri della, della pasticceria. Quindi avremo una decina di maestri del gusto presenti, in totale saranno una trentina eh, i, gli esercizi, gli artigiani presenti che arrivano non solo da Torino ma da tutto il Piemonte. Con appunto una forte accentuazione del carattere locale, perché eh, vogliamo mettere in mostra, far conoscere sempre di più eh, le nostre eccellenze, proprio eh, le eccellenze di questo territorio. Eh, L'appuntamento è alle 11 di venerdì mattina con l'inaugurazione in via Roma nel tratto pedonale tra Piazza Castello e Piazza San Carlo dove ci sarà. Il, il mercato e poi invece per eh, le, le presentazioni, le masterclass eh, presso questo palazzo su via Carlo Alberto. Tra l'altro ne approfitto per dire che venerdì mattina dopo l'inaugurazione di Dolci Portici ci sarà anche la riapertura del giardino della provincia che è proprio davanti al nostro, al nostro palazzo, quindi sarà un'occasione anche per fruire finalmente di un'area verde in centro città. Eh, hai citato i maestri del gusto tanti li conoscono, abbiamo avuto modo anche sulle nostre frequenze di presentarli quest'estate con un bel appuntamento organizzato a Fenestrelle e puoi dirci qualche cosa eh, un piccolo inciso, una piccola parentesi eh, su che cosa sono i maestri del gusto per Camera di Commercio per la città di Torino, per il nostro territorio i maestri sono oramai una selezione ventennale perché siamo partiti per la prima volta con Salone del Gusto 2002 Abbiamo lanciato questo progetto assieme a Slow Food e al nostro laboratorio chimico. L'idea era quella di, ed è ancora quella di premiare la qualità. Quindi noi in realtà selezioniamo i maestri del gusto ma proponiamo anche loro un percorso di miglioramento della qualità. Quindi eh, chi non ce la fa a passare quell'anno in cui si candida per la prima volta la selezione ha anche un percorso di miglioramento, delle cose che gli vengono suggerite per arrivare a passarlo la volta successiva. e Devo dire che questo percorso di miglioramento continuo è stato vincente. Nella eh, prima selezione in mesi erano una cinquantina, adesso siamo a 220, a oltre 220. Senza aver abbassato l'asticella, ma perché sempre nuovi maestri si uniscono, sempre nuove categorie si uniscono: si va dalla A di apicoltura fino, fino alla V di, alla v di, di vini, quindi c'è davvero tutta la nostra enogastronomia. Eh, con i prodotti del territorio o con l'elaborazione, come nel caso del già citato cioccolato, con l'elaborazione di prodotti che non sono del nostro territorio, ma le mani che li lavorano e, e producono il prodotto finale, sì. E quindi è, da, vuole davvero essere una vetrina, un marchio per segnalare anche al consumatore eh, le eccellenze. Devo dire che molti di loro lo mettono in vetrina proprio per far sapere al... Eh, al consumatore che sono certificati da Camera di Commercio Slow Food e Laboratorio Chimico perché facciamo anche le analisi. Quindi andiamo anche a vedere se effettivamente quello che dichiarano eh, delle etichette eh, è, è, è reale e quindi è un certificato anche di, di, di qualità ulteriore. Eh, non solo cioccolato, dolci portici, però anche cioccolato. E, e qua la, la domanda allora è un po' biricchina. Eh, spesso eh, per primi noi torinesi non riconosciamo la nostra eccellenza del cioccolato. Eh, sembra che la capitale del cioccolato debba essere solo Perugia o, o quelle parti lì, o perché no, magari qualche territorio della, della Svizzera. Mentre invece la tradizione del, del cioccolato torinese è di assoluta eh, qualità. Eh, quanto è importante? Questo, quanto sono importanti i dolci portici anche per fare sistema, per eh, dare insieme eh, la giusta immagine della qualità che qui viene prodotta e di quello di cui si può godere? Sì, noi stiamo lavorando tra l'altro eh, in particolare col consorzio dei produttori del Gianduiotto per avere anche il marchio IGP. Eh, qui ecco devo dire proprio per seguire la tua provocazione abbiamo imparato da un territorio lontano da noi che ne, che eh appunto non, i torinesi manco sanno che, che ci sia, ma da Modica in Sicilia, dove per primi eh, hanno ottenuto la certificazione di IGP del loro cioccolato e quindi su, diciamo quando li abbiamo conosciuti in occasione dell'Expo eh, 2015 a Milano, ci è arrivato anche ai nostri produttori lo stimolo. Per certificare i cioè, Se a Modica hanno certificato il loro cioccolato, noi possiamo è, certificare il nostro il gianduiotto. gianduiotto. Esatto, eh. è proprio così. dice Dobbiamo farlo anche noi. E qui, anche qui bisogna essere realistici: la complicazione del nostro territorio è che su quel tema lì, in particolare sul gianduiotto in generale. Sul cioccolato noi abbiamo una varietà di, di produttori, da quelli diciamo, artigianali, i, i maestri cioccolatai che sono nei maestri del gusto, non li cito perché farei torto a qualcuno, ma diciamo, tutti i, i più importanti sono maestri del gusto fino però alla grande industria, grande industria che non tutta ha piacere di dichiarare, di, far, eh, di certificare che il suo gianduiotto è fatto con nocciole Piemonte, con un certo processo produttivo, eccetera. Quindi non, non nascondo che abbiamo avuto qualche difficoltà. Però finalmente ce l'abbiamo fatta, la Regione ha, ha riconosciuto il disciplinare che adesso è a Roma in attesa che venga eh, certificato dal Ministero. E the nee. Tra poco eh, avremo anche il Gianduiotto IGP. Tra l'altro, per gli appassionati di notizie di cultura, il venerdì 24 marzo in questo palazzo dove stiamo eh, trasmettendo in questo momento in diretta è proprio la festa del Gianduiotto perché si parte Gianduiotto di Torino IGP verso il riconoscimento, quello di cui ci hai raccontato, eh, perché si chiama Gianduiotto e come si fa il Gianduiotto. I Gianduiotti incontrano il, il Caluso Passito addirittura, quindi certo. si mettono insieme i, i maestri del gusto con una masterclass che si replica per, per due volte. Sì. Come sono stati immaginati questi eh, incontri, eh, non la parte più fieristica, ma questi incontri che qua si svolgono? Ma avremo un mix diciamo di, di, di talk, di, di, di discussioni, di presentazioni e, e però per finire increscendo, perché poi nella seconda metà del pomeriggio ci sarà appunto la degustazione in cui cerchiamo, che chiamiamo pomposamente masterclass, in cui cerchiamo di mescolare appunto prodotti del nostro territorio, diversi prodotti del nostro territorio, eh, un, un prodotto dolce, ad esempio il gianduiotto, con un vino del nostro territorio il passito di Caluso in questo caso ma poi tutte le sere ce ne sarà adesso non so, sicuramente la sai ma ti svelo un piccolo trucco il passito per essere buono dovrebbe superare due test Il primo è quello del cioccolato il secondo è quello della meringa deve sentirsi dolce dopo la meringa e lavare la bocca dopo il cioccolato quindi l'accostamento mi pare assolutamente giusto il sabato invece è dedicato al cioccolato in generale tra industria ed artigianale eh, allora, al di là delle, delle, degli incontri che qua si possono tenere, eh, qual è il rapporto che, come Camera di Commercio, monitorate, seguite, accompagnate in questo passaggio tra industria e artigianato, anche accompagnando all'export eh, molte aziende che desiderano crescere? Sì, abbiamo fatto molto lavoro negli anni passati e continuiamo a farlo proprio per dare ulteriore opportunità ai nostri produttori, non solo di cioccolato ma anche quelli del vino eccetera. Con una convinzione però che, che è valida soprattutto per, per quel che riguarda i vini che il primo mercato per i nostri produttori è la città di Torino perché come già un, un po' detto tu cioè, eh, qui eh, andiamo molto spesso a cercare eccellenze che stanno fuori dalla nostra, dalla nostra provincia e, e non valorizziamo sufficienti i produttori locali. Quindi stiamo facendo molto e Dolci Portici eh, si infila eh, proprio in questa linea di, di attività per far conoscere prima le nostre eccellenze. Prima di tutto ai torinesi, eh, perché i torinesi devono comprare nelle botteghe del cioccolato, magari anche bere vino della provincia di Torino e eh, quindi aiutare anche a stare in piedi queste aziende che in molti casi, eh, penso soprattutto alle aree più periferiche, alla montagna, alle valli, sono anche dei presidi, dei presidi economici perché consentono. A un po' di persone di vivere, di, di vivere in contesti difficili, grazie alla produzione di un vino piuttosto che di, di pasticceria, piuttosto che di carni o altro. Eh, do, domanda in stile Don Bosco: a, a questo punto, eh, conoscendo anche i, i legami che ti, che ti portano, eh, quanto c'è per i giovani anche spazio per investire eh, nella propria professionalità all'interno di questo mondo, il mondo della dolcezza, il mondo del, del cioccolato e, e i produttori, i maestri del gusto, eh, che cosa ti raccontano rispetto alle nuove generazioni, all'inserimento in azienda, nella loro, nella loro bottega? Quanto cammino c'è ancora da fare? C'è tanto spazio. I, I maestri del gusto hanno in questo momento un problema, non trovano, in alcuni casi anche un problema generazionale, perché sono magari persone che sono arrivate eh, alla fine della loro carriera, non hanno in famiglia nessuno che eh, voglia proseguire la loro attività, perché i figli o non ci sono o hanno fatto scelte diverse e non trovano nessuno a cui lasciare l'azienda. Eh, quindi i, i, per i giovani c'è molto spazio se, se si ha voglia di, di lavorare, di tirarsi sulle maniche, di imparare, perché eh, non ci si può improvvisare pasticceri come non ci si può improvvisare vignaioli o allevatori eh, di carne, eh, però lo, lo spazio per fare bene, per fare eh, impresa, per eh, vivere più che dignitosamente e soprattutto per fare un lavoro bello, perché si sta da un, a contatto con la gente, si lavora con le mani, si, si vede il risultato del proprio lavoro ogni giorno e, e le, si vede quanto la gente apprezzi il proprio lavoro, eh, di spazio ce n'è tantissimo. Eh, la formazione professionale in questo territorio su questi temi c'è. Quindi le scuole ci sono, ci sono le scuole di arte bianca, Piazza dei Mestieri, una di queste, ma anche gli artigianelli hanno l'ENIP ha delle attività su questo e poi tanti altri. E quindi anche fuori Torino, nel Chiarese, nel Canavese ci sono centri di formazione dedicati. Eh, a, a queste particolarità eh, bisogna che, che i giovani investano un po' del loro tempo e, e ci mettono voglia perché poi anche non lo nascondiamo eh, un mestiere difficile che richiede sacrifici no? perché magari i, i, il sabato sera è uno di quei mestieri dove lavori quando gli altri si divertono esatto, magari il sabato mattina devi a, a presentarti in laboratorio alle 6 e quindi il venerdì sera è difficile uscire no? Eh, perché il sabato è la giornata cru per tutte queste attività, poi a volte anche la domenica per alcune, quindi eh, davvero lavori quando gli altri si divertono, però, torno a dire, è, sono mestieri che danno soddisfazione. Guido, siamo quasi in conclusione, noi ti ringraziamo, tutte le informazioni su Dolci Portici ovviamente si possono eh, trovare sui principali media che ne hanno parlato abbondantemente, ma soprattutto sul sito di Camera di Commercio. Eh, in conclusione una domanda che poi apre un po' al, al futuro. Eh, siamo forse finalmente passati dal clima pandemico, eh, dal vostro osservatorio, dal vostro punto di vista? Eh, Qual è lo stato di saluto oggi delle imprese, dei commercianti, del mondo economico, del tessuto torinese? Sono cambiate delle cose? Ci sono dei punti fermi da cui ripartire con una buona speranza e del buon lavoro da fare? Intanto invito anche a visitare il sito maestri del gusto, semplicissimo www.maestridelgusto.com perché lì trovate anche tutte le informazioni. Sui maestri. Oltre che Potremmo paesi. organizzare una caccia al tesoro per la città di Torino andando a trovare i maestri del chi, gusto. Sia ancora la cartolina ritirata alle final eight di le di basket può recarsi da un maestro di gusto e avrà delle sorprese. Delle sorprese per dire bene. Una. Però per tornare alla tua domanda, eh, allora, è, un è una situazione un po' a con due o tre facce diverse. Eh, sì, indubbiamente per fortuna siamo usciti dalla pandemia, siamo usciti dalla pandemia diversi. Poi c'è stata la guerra, cioè sembra. Adesso arriverà la siccità, quindi non c'è mai fine Alle, alle buone notizie, alle buone notizie sì. <ride> e, no, e quindi sembra davvero una, una storia infinita. Però eh, al detto di, di tutte le difficoltà che le nostre aziende. Stanno attraversando perché prima era un problema di approvvigionamento, poi c'è stato un problema di costi dell'energia, poi c'è stato un problema di mercati che sono spariti perché soprattutto per questi tipi di produzione, il vino in particolare, ma anche la meccanica, i paesi dell'est, la Russia, l'Ucraina erano mercati importanti e sono scomparsi praticamente da un anno a questa parte. Per, motivi, per i motivi che conosciamo eh, adesso la siccità andrà a influire soprattutto sull'annata agraria perché c'è già molta preoccupazione, penso i produttori di riso, ma non solo, eh, sul fatto che poi ci sia l'acqua per, per irrigare i campi. Eh, dicevo... per chi non ci credesse basta guardare ogni tanto la situazione del Po camminando lungo Po eh, effettivamente eh, lascia un eh, po' in apprezzione ci rende conto subito della situazione sì, eh, eh, però è una situazione dicevo a due o tre facce, perché le esportazioni hanno ripreso in maniera straordinaria, devo dire le nostre imprese che esportano non solo quelle legate all'auto, ma soprattutto quelle legate all'auto, hanno saputo inventarsi, trovare nuovi mercati e stanno in questo momento, in questo momento andando eh, molto bene. Abbiamo tutti gli indicatori delle esportazioni in, eh, in aumento. Quindi chi ha trovato un mercato estero eh, sta eh, sicuramente bene. Il mercato interno. Diciamo, vive un po' di, 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 di due o tre fenomeni, intanto un, una divisione netta, direi una divaricazione netta dei redditi, cioè c'è chi sta eh, probabilmente eh, molt, male o comunque meno bene del, del passato e quindi tira un po' la cinghia sui consumi, tutti i consumi e sta incominciando a tirarla anche ovviamente da quelli più voluttuari come può essere in questo caso la pasticceria all'abbigliamento ad altri quindi eh, i negozi, soprattutto i negozi ad esempio dell'abbigliamento che patiscono molto la concorrenza eh, del web eh, o, o il calo dei consumi sono eh, eh, in, più in difficoltà di altri eh, il cibo tiene, il cibo... Anche se anche qui si assiste un po' a un décalage dei consumi, e poi c'è invece una fascia alto spendente che riempie i ristoranti di qualità, perché mai come in questo momento a Torino abbiamo un'apertura continua di nuovi. Eh, di nuovi ristoranti, di nuovi punti, c'è il calcio mercato dei cuochi eh, in, eh, in atto, per cui si spostano come... come Anche se ultimamente unire eh, cuoco a stadio è sinonimo di maleducazione. No. <ride> Anche no, se... Parliamo di scuochi ristoranti. <ride> e ristoranti. E quindi eh, e, cioè, lì c'è un mercato che vive un momento... Di, 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 di ricchezza e poi c'è il tema di, eh, del personale perché eh, molti eh, esercizi chiudono eh, oppure riducono l'orario di apertura perché non trovano personale eh, perché eh, appunto è sempre più difficile eh, trovare persone che vogliano fare lavorare come diciamo prima quando la gente si diverte eh, e quindi eh, su questo tema tra l'altro noi Stiamo, anche, stiamo ragionando uh, di, di fare qualche azione non solo per, fare, per promuovere questi tipi di, di lavoro verso i giovani, ma anche per formare eh, nuove leve anche che arrivino da fuori, eh, da, da fuori Italia, perché poi eh, i, i, gli extracomunitari sono sempre più, i, quelli più disponibili a fare questo tipo di lavoro e, e anche i più richiesti. Quindi stiamo ragionando di queste cose perché davvero la carenza di personale si sta cominciando a far sentire, ad esempio, sui ristoranti in particolare e poi sull'informatica, sono due, le due facce della stessa medaglia, no? cioè il fatto che eh, ci, sia, ci, ci sia un po' carenza di manodopera su questi settori li sta mettendo in crisi. Guido, noi ti ringraziamo, ricordiamo ancora l'appuntamento questo venerdì, sabato e domenica Dolci Portici, tutte le informazioni sul sito di Camera di Commercio e poi giustamente ci ricordi anche il sito del Maestri del Gusto per questa piccola caccia al tesoro, non solo cittadina eh, se no qualcuno che poi sta eh, all'interno dei confini, no, no. giustamente ce lo fa notare, grazie di essere stato con noi e ci rivediamo tra le vie della città di Torino per gustare qualche galuperia Grazie e buon Dolci Portici a tutti